Buonasera mister, missione compiuta, a distanza di un mese, fra una sosta e l'altra, 5 partite, aveva proposto, ipotizzato 5 vittorie, puntualmente sono verificate, con un gioco di squadra oggi mi consenta quasi eccezionale. Il ragazzo ha fatto molto bene, quindi bello. È loro, perché quando si mettono a disposizione uno per l'altro, sia in fase difensiva che in fase offensiva, i ragazzi fanno sempre le belle partite. Oggi sapevamo che era una partita, poteva essere una partita molto difficile, c'è molto merito del Milan oggi e meno di merito del Catania. La partita poi è andata in discesa, al primo tempo abbiamo difeso meno bene che nel secondo, e nel secondo abbiamo facciato praticamente meglio tiro forte, ha fatto un cross sbagliato per questo Valencia. E quindi questo è un dato molto importante, non abbiamo preso gol che col Parma invece a partita chiusa avevamo preso. Ora abbiamo la sosta che ci permette di lavorare per queste 8 partite che verranno tra 15 giorni fino alla sosta di dicembre. Quindi, a parte che andrà nazionale, gli altri si danno tutta l'ispirazione per mettere un po' di benzina alle gambe. Chi pensa di recuperare oltre ovviamente l'assentista? Ma credo che Pato sarà a disposizione dopo la sosta e lo stesso Nesta a buone probabilità. In questo momento quelli due urgenza sono Cassano, quelli richiamo la vittoria, perché questa disavventura che gli è capitata oltre a livello calcistico, soprattutto a livello umano, era 29 anni. Fortunatamente si è risolto tutto nel migliore dei modi, quello lo aspettiamo. Gattuso, l'occhio si sta attrezzando, e Flamini che è in fase di recupero, quindi non li avremo per un po' di tempo. Buonasera, complimenti per la vittoria, però parliamo un attimo di mercato. Lei ieri ha detto che la Juventus sicuramente non se ne priverà, ma se invece dovesse privarsi di Del Piero, lei lo vorrebbe? E poi soprattutto al Milan giocherebbe più di quanto fa la Juve? Innanzitutto il giocatore della Juventus, e poi credo che la Juventus non si priverà mai del suo capitano, giustamente, quindi credo che Del Piero rimarrà la Juventus. Noi in questo momento non parliamo di mercato, anche perché manca ancora un mese e mezzo alla sosta di Natale, e può darsi che il giocatore non c'è bisogno. Però tanto, visto che il presidente Berlusconi, l'amministratore delegato Gagliani, sono bravissimi, hanno dimostrato 25 anni, se ce ne sarà bisogno, non c'è bisogno di chiederlo. Volevo chiedere, noi siamo abituati a vedere Ibrahimovic che segna e che comunque è un attaccante, questa versione esplosiva di Ibrahimovic e rifiniture, quanto c'è del lavoro settimanale con lei? Credo che ci sia molto del suo. Però oggi avevamo provato alcune soluzioni, sono stati molto bravi sia Rovigno che anche sull'ultima palla di Inzaghi, in altre situazioni andare dentro. Ibrahimovic è molto bravo a finalizzare, è molto bravo a fare gol, ma è ancora più bravo nel rifinire. Ora sta bene fisicamente e mentalmente, quindi questo per noi è molto importante. Volevo chiederti se, diciamo, dopo i primi minuti, quando hai visto che c'era un po' di difficoltà, diciamo, dal punto di vista che, insomma, carburavano con un po' di difficoltà sia Seruf che Ambrosini, insomma, prima di scaldare il diesel ci è voluto un po' di tempo. Se sei stato tentato a fare un cambio al volo oppure no? No, non sono stato tentato, anche perché sapevo che era probabile che Seruf e Valencia avessero fatto un po' di fatica, era più di un mese che non giocava a parte 20 minuti. Ambrosini non aveva iniziato male, poi però secondo me aveva subito questa ammunizione e quindi l'ha un po' condizionato. Però piano piano poi la squadra ha trovato i suoi ritmi, ha fatto le buone giocate, sono contento per Emanuele che ha fatto una buona partita, è stata attiva anche al punto di giusto, così come tutti gli altri. Ecco, Jefes quando è entrato è subito entrato in partita, è stato molto bene in partita, e quindi è lo spirito giusto che bisogna avere per poter lottare il campionato nella Champions. Buonasera, due domande, una per il mister, l'altra non so, magari Pippo può aiutarci di più, se su Bonera ci sono già delle versioni ufficiali, so che è andato a fare un attacco. È andato a riguardare fare un attacco e gli esami tra un po'.
sembra un piccolo trauma. Un'altra cosa, Galliani e Minacciani hanno parlato di Abate e l'eventuale convocazione nazionale dicendo spero che vada perché entri nel gruppo di europei, se fosse solo un tappabuchi per queste due amichevoli non andrebbe bene. Io spero anche io se Abate Tandelli lo convocherà stasera, spero che non sia solamente un premio, ma sia una convocazione per eventuale inserimento nel gruppo degli europei. Buonasera. Mi sono d'accordo con te. Allora. Ha detto che non parla di mercato e ha detto che forse farà una letterina, ma non è che Inzaghi farà una letterina lui, magari lo potrà giocare un po' di più. Credo che Inzaghi sia, oggi sentato l'abbia fatto molto bene, ha uno spirito e una passione ancora per il calcio che è un esempio per i giovani, tanti mesi che è fuori per gli infortuni che ha subito, per vista dell'età che ha, trovare una condizione nel subito non è facile, però è un giocatore che sarà importante e utile per il prossimo del campionato quando ce ne sarà bisogno. Va bene, sono a Montella che deve tornare. Grazie, grazie, buona serata a tutti. Grazie. Attenzione che c'è il secondo tempo di